La durezza della vita di trincea, le vittime e gli eroi. Tutti a casa di Comencini raccontava la Seconda Guerra Mondiale attraverso lo sguardo di quelli che erano partiti, gli uomini che andavano al fronte. Tutti a casa, qui invece il racconto vede protagoniste quelle che sono rimaste a casa, cioè le donne di casa. Sì, in realtà poi si riferisce al finale, però è meglio andare per ordine. Sì, tutti gli uomini sono al fronte e le donne devono prendere atto di questa situazione, e in particolare il mio personaggio, che è la moglie dell'ingegnere proprietario di una fabbrica di autocarri, che da un mondo di frivolezza, di bridge, di situazioni molto, molto fatue, diciamo, improvvisamente si trova a dover comandare una fabbrica, insieme aiutata da una segretaria, e a tutti i vari scontri con le donne che hanno preso il posto dei loro uomini, perché questa è l'idea. Le donne sostituiscono i loro parenti, mariti, fidanzati, figli, che sono partiti per il fronte, quindi è una fabbrica dominata da questa presenza femminile che dimostra, naturalmente qui è diciamo romanzata la situazione, però riporta delle cose vere che sono state fatte in quel periodo, autentiche, delle innovazioni, arrivano a dimostrare che comincia un po' il femminismo, l'affermazione della donna da sola. Però da sola, ma insieme alle proprie compagne, per ottenere miglioramenti anche all'interno delle fabbriche, diciamo. Poi il tutto verrà stoppato dal fascismo, dal ventennio, e quel tutto a casa è un pochino anche riferito al dover ritornare a casa in qualche modo. Però quel che si è seminato, e si è seminato bene, rimarrà. Tant'è vero che l'attualità della commedia, perché è una commedia dove si sorride, non c'è il dramma in primo piano, il dramma della guerra, tranne pochissime cose, ma c'è l'affermazione di queste donne, quindi c'è un tono da commedia. E sono costrette a tornare a casa, ma ecco, no, dicevo, l'attualità di questa commedia, che ancora riporta delle battute, delle situazioni che non sono cambiate, che oggi non sono andate oltre, diciamo, quelle che erano un po' le promesse dell'epoca non sono state poi del tutto esaudite nel loro futuro, insomma. Sì, improvvisamente le donne escono dalle case e si improvvisano tranviere, operaie, impiegate. Allora questo fatto creò abbastanza scandalo, era una cosa impensata. Infatti noi leggiamo degli stralci di giornali, delle critiche, che però loro hanno superato perché hanno capito meglio degli uomini che invece tutto questo poteva portare solo del bene, una crescita, così come è stato in realtà. Perché gli asili, nelle fabbriche, poi altre innovazioni, migliorie, il salario che doveva essere superiore addirittura rispetto al lavoro fatto a quello degli uomini, e che invece non si è ottenuto. Infatti c'è una battuta che fa molto ridere, cioè, almeno per il momento non pretendiamo più degli uomini, e poi non si è più preteso, insomma, cioè si è preteso ma non si è ottenuto. Tante di queste cose sono nate in quel periodo, nella difficoltà, perché le difficoltà poi in qualche modo portano dei frutti a volte, no? E le donne hanno uno spirito di iniziativa e di coesione, di unione. Infatti qui si parla proprio del dissidio fra, diciamo, le idee della padrona inizialmente, che non sa e che quindi vuole risolvere a suo modo, e che invece attraverso il contatto con soprattutto la capo operaia, che è una socialista convinta, rivoluzionaria, eccetera, porterà a una crescita intellettuale anche della padrona, insomma. La società vista con gli occhi delle donne, chissà, forse magari se le donne avessero fin da allora avuto più possibilità di occupare i posti di potere o di potersi Certo. impegnare, la società avrebbe
guadagnato. Sì, quando ha preso direzioni diverse, sicuramente migliori. Ma noi lo diciamo apertamente nel finale, quando invece siamo costrette un pochino a tornare a casa, che senza di noi gli uomini a volte diventano pericolosi, perché ecco, in quel caso poi c'è il fascismo, c'è tutta una serie di cose, e invece le donne vedono le cose più pratiche, le cose più, anche più semplicemente, senza, e quindi in quel modo sono riuscite in quel periodo a creare moltissimo.